Allora, buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi faremo dei piccoli unboxing di una serie di prodotti che ho comprato su Amazon. Una parte sono materiali ad uso elettrico, diciamo così, e per il resto sono materiali che utilizzo in altro modo, diciamo così. Ok, allora partiamo dal primo pacco. Questo è il pacco. Allora, procediamo ad aprirlo. Magari usiamo il taglierino, visto che... Ok, vediamo cosa c'è dentro. Allora, questi qua sono dei filtri ai carboni attivi. Ok, questi qua sono i filtri, come vedete. Allora, che tipo di prodotto è? Allora, è un prodotto che serve per poter costruire un filtro necessario poi quando si usa il saldatore, diciamo così, a stagno. Okay? Vedete, sono dei filtri abbastanza semplici. Possono essere messi, diciamo così, in una scatola, che può essere di legno o di plastica, con un ventilatore, e in questo modo permettono di purificare, diciamo, dagli odori la saldatura a stagno dei componenti elettrici. L'obiettivo per cui l'ho comprato, questi filtri ai carboni attivi, sono proprio quelli di poter avere uno strumento per poter filtrare l'aria e, nel fare magari qualche piccolo esperimento di elettronica in campo elettrico, poter pulire l'aria e non respirare la schifezza dei fumi dello stagno, delle saldature a stagno. Questo è l'obiettivo principale. Okay. Quindi mettiamo da parte anche questa scatola, okay. La mettiamo da un'altra parte e passiamo al secondo prodotto. Allora, il secondo prodotto che ho acquistato è invece un prodotto che non c'entra niente con l'elettronica, ok? Allora, adesso apriamo anche questo. È qualcosa che riguarda invece la palestra, diciamo così, l'attività fisica. Però lo faccio vedere perché comunque fa parte di quell'acquisto. Ecco qua. Allora, cosa sono? Allora, molto semplicemente si tratta di una serie, diciamo così, di cinghie. Ok, non so neanche la marca perché le ho comprate sostanzialmente a caso, non ho guardato neanche la recensione. Ci sono dotati due ganci, vedete? Sono i classici ganci che si utilizzano per attaccare gli attrezzi in palestra o per fare altre attività, cioè agganciare qualcosa, appendere qualcosa, vedete? Questi sono i ganci. Allora, l'utilizzo è tipicamente da palestra e servono per attaccare, diciamo, queste specie sono delle cavigliere fondamentalmente che si possono girare attorno al piede della persona, vedete? E cosa permettono di fare? Allora, queste cavigliere vi permetteranno, poi non so neanche come si utilizzano perché non le ho mai utilizzate, sì, sicuramente così, in questo modo. Okay. La caviglia viene messa qua all'interno, vedete? E poi si gira il velcro, presumibilmente in questo modo, esatto, sì, dovrebbe essere così, vedete? E si riesce comunque a poter appendersi. Questi qua sono dei ganci, ci si può appendere e probabilmente anche a testa in giù o su un piano inclinato. Queste cavigliere permettono di appendersi, vedete? In modo tale da poter eseguire degli esercizi per decomprimere la colonna vertebrale, diciamo, ecco. Questi due sono due cavigliere e i due ganci andranno attaccati. Ci sarà sicuramente adesso qua all'interno qualche istruzione un po' più dettagliata, diciamo così. Comunque, ecco, i ganci sicuramente andranno attaccati qua, suppongo, in questo modo. Ok. Con questo sistema possiamo appenderci, se vogliamo, anche a testa in giù, probabilmente, anche se poi comprerò una macchina per appendermi a testa in giù, ecco. E questo è un altro prodotto. Poi veniamo, diciamo così, alla parte dei prodotti
alla parte di prodotti tipicamente di elettronica, diciamo così, o elettrica, okay. Il pacco che ho acquistato è questo, okay. Procediamo all'apertura a questo punto, vediamo dove si riesce ad aprirlo, ok. Ecco qua, vediamo cosa ci troviamo all'interno. Allora. Dunque, all'interno troviamo un faretto. Allora, questo qua è un faretto che dovrebbe avere il sensore di movimento, quindi il sensore di movimento che permetterà 4000 Kelvin, diciamo la gradazione della luce, 220 ovviamente funziona con la corrente normale, IP65 è la protezione. Questo qua dovrebbe avere un sensore che permette l'accensione fino a 8 metri, se non ricordo male, fino a una distanza di 8 metri, e poi permette una regolazione, diciamo così, del tempo nel quale questo faretto è acceso. Lo guardiamo un attimo, poi lo reinseriamo perché non lo installerò, lo dovrei installare in cantina, vedete, però al momento non lo farò. Faretto questo, diciamo così, questi tre cavi sono ovviamente polo positivo, polo negativo e massa a terra. Okay, vedete, questo è come è fatto, vedete che nella parte posteriore avete la luminosità lux, diciamo così il grado di sensibilità, cioè sostanzialmente la distanza entro la quale diciamo così è sensibile il sensore di movimento, sostanzialmente, vedete, non so se si vede bene, però forse si vedono meglio in questa posizione. Vedete, c'è time, il primo è time, questo, poi avete sensor e lux, che girando, ruotando questi, diciamo, queste manopoline, potete regolare il tempo di accensione, la sensibilità, la distanza, diciamo così, del sensore, del funzionamento del sensore, e la luminosità, ok? Questo è il prodotto, dovrebbero essere, se non ricordo male, 20 watt, il consumo, sì, eccolo qua, vedete? È indicato in alto 20 watt, quindi adesso lo rimettiamo nella sua scatola perché lo installerò, ma sicuramente non adesso, okay. Vediamo di riuscire a rinfilarlo correttamente nella scatola, sì. E lo mettiamo via, ok, mettiamo via anche questo. Allora, altro prodotto che ho acquistato è questa, sostanzialmente è una lente con delle pinze che permettono il posizionamento di elementi che devono essere puliti, saldati, lavorati a livello elettronico. Con una nella parte alta abbiamo una lente che servono per saldare i componenti elettronici fondamentalmente, ok. Proviamo un attimino ad aprirla, vediamo com'è il prodotto. Sono componenti che non ho mai utilizzato, anche perché io sono un po' appassionato di elettronica, ma sinceramente non ho mai utilizzato comunque questi strumenti, quindi adesso vediamo un attimo di aprire il prodotto e guardare almeno come è fatto, okay. Allora, vediamo un attimo, anzi adesso sposto la scatola grande così abbiamo la possibilità di vedere un po' meglio, okay. Okay. Allora, il prodotto è questo. Okay. Allora, l'ho comprato con oltre alla lente anche una luce.
ovviamente ci saranno le batterie all'interno, suppongo, da mettere a inserire. Vediamo se riesco ad aprirlo. Ecco, se riuscite a aprire, vedete, c'è l'alloggiamento per le batterie, ovviamente per avere la possibilità della luce. Cioè, ovviamente con questo bottone, vedete, si azionerà la luce utilizzando le batterie. Quindi la nostra lente verrà illuminata da queste luci, diciamo così, a LED, che sono installate dentro in questo prodotto, vedete. Okay. Allora, adesso potremmo anche provare a montarlo. Ripeto, non sono un esperto di questo tipo di prodotto, per cui potrei commettere anche qualche errore di montaggio, però magari ci proviamo lo stesso. Così. Ma suppongo che vada fissato in questo modo. Stringiamo la vite di fissaggio. Okay. Poi c'è questa che secondo me va qua. Serve per tenere la... per appoggiare il saldatore a stagno, diciamo, penso che sia proprio un utilizzo di questo tipo. Allora, lo inseriamo qua e lo giriamo, e questo, la lente secondo me va fissata qua in alto sostanzialmente, ok? Quindi chiudiamo anche penso che la lente vada fissata fondamentalmente qua, e con quest'altra molletta, stringendo, si blocca un attimino la lente, diciamo, in modo tale che stia orizzontale quantomeno, no? L'unica cosa che non riesco bene a stringere, onestamente, è l'ingresso, diciamo, di questo tubo di ferro, però forse ho sbagliato perché devo aprire maggiormente la molletta per avere un passaggio più, vedete, un buco più libero, ok? Cioè si tratta di infilarlo all'interno qua. Quindi proviamo a infilarla subito. Allora, apriamo tutto, vediamo se mi ha fatto. Dobbiamo aprire ancora un po'. Ecco, adesso è infilata, vado a stringere, vedete? Che adesso abbiamo tutto sommato montato abbastanza, ritengo fedelmente, sì, vedete? Abbastanza bene, abbiamo montato abbastanza bene, diciamo, il prodotto. Ok, sì, cade un attimo, ma... ok. Prodotto è abbastanza simile. Okay. Riposiziono un attimo il telefono un po' più in basso, che si vede meglio. Ok, il prodotto è abbastanza simile a quello che è indicato. Ecco, ci sarebbe ancora questa, che la mettiamo qua. Okay. Guardate, più o meno l'abbiamo montato abbastanza correttamente, ritengo. Okay. Mancano le batterie, non c'erano all'interno. Anzi, no, non c'erano. Stavo guardando se le trovavo, ma non ci sono. Quindi adesso sposteremo un attimo il prodotto e passiamo al resto che ho acquistato. Okay. Allora, altro acquisto che ho fatto. Allora, ho comprato questi due, diciamo così, generatori di alta tensione. Sono dei generatori di bassissimo amperaggio, chiaramente. Però almeno nella descrizione al lato dell'acquisto indicavano 400.000 volt, okay? 400 kV di voltaggio. Questi due sono le uscite, questi due rossi, vedete questi, e gli altri due invece, rosso, e i due cavi rossi, rosso e nero, sono polo negativo e polo positivo, ok? Dicono di dover far scoccare la scintilla assolutamente fra i due terminali di uscita, altrimenti si bruciano. Okay, li proveremo poi. Okay. Ho acquistato poi questi cavetti per fare dei collegamenti, diciamo, volanti, abbastanza veloci per quanto riguarda, diciamo, le prove che voglio fare di elettronica, elettrotecnica barra elettronica. Cioè, dei cavetti sono delle pinzette, vedete, che si schiacciano facilmente colorati. Sono diversi, se non mi ricordo se siano 10, possiamo contarli, comunque sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allora, perdono, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sono 10, sono una decina.
sempre per poter fare dei collegamenti, diciamo, mobili, momentanei, fra vari circuiti elettrici. Ok, mettiamo qua. E adesso passiamo al pezzo, diciamo, un po' più di valore del tutto, che è questo alimentatore stabilizzato della Eventec. Ripeto, non sto facendo pubblicità, l'ho preso a caso. Cioè, ho guardato un attimo le recensioni, visto che erano positive. Il costo è abbastanza basso e serve un po' per fare certe alimentazioni per certi componenti elettronici, diciamo. Okay. Allora, vediamo se riusciamo ad aprirlo senza distruggerlo, che sarebbe anche interessante. Okay. Sì, la scatola in realtà l'ho già un pochettino danneggiata, ma non gravemente, diciamo. Okay. Allora, adesso magari lo proviamo. Ecco, anche questo ha i suoi cavetti. C'è il suo libretto, ovviamente, di manutenzione. Okay. Vediamo, magari proviamo a vedere proprio un attimo il funzionamento, se col tester, se quantomeno senza aver letto il libretto di manutenzione riusciamo comunque a farlo partire, quantomeno, insomma. Sarebbe sufficiente importante almeno farlo partire. Okay. Allora, l'alimentazione è dietro, guardate qua. Aspetta. Proviamo ad alimentarlo, vediamo come funziona il discorso. Questo qua è il suo cavo. Allora, lo inseriamo e andiamo a inserirlo nella ciabatta. Allora, qua lo utilizziamo, ma abbiamo a disposizione diversa, utilizziamo questo. Allora, dunque, ecco, questa è l'accensione. Abbassiamo un attimo la telecamera, così magari si riesce a vedere ancora meglio. Okay. Allora, sicuramente vanno collegati . Allora vediamo un attimo . Allora volt, ampere e watt . Allora proviamo innanzitutto a modificare un attimino il voltaggio, lo abbassiamo, poi vedete che ci sono due tasti sostanzialmente, perché uno fornisce, permette una regolazione più grossolana che quello in alto, vedete, dove c'è V-Course, okay? E poi c'è sia per la corrente che per la tensione, c'è una regolazione più fine, diciamo, no? Vedete che è molto più fine la regolazione che c'è sotto, quindi si può optare per questo tipo di regolazione. Allora, adesso volevo attaccare un attimo i cavi, se si riusciva a farlo, per vedere un po' il funzionamento del sistema, perché non ho mai provato, quindi suppongo che vadano inseriti qua dietro. Uno qua, penso uno qua. Sì. Allora, uno qua dietro, vedete, e chiudiamo il morsetto, cioè il morsetto, si infila il morsetto qua, diciamo qua dietro, si svita prima questo, vedete, lo svita, poi lo riavvito e vado a chiudere, vedete, questa specie di C, diciamo, viene chiusa dietro questo, questa specie di dado, no? Di plastica, questo morsetto qua. Lo infiliamo e lo chiudiamo. Okay. Perfetto. Vediamo, allora, il voltaggio adesso è 8,55 volt, no? Allora, vediamo con il tester. Non è un gran tester, ma per il momento funziona. Facciamo così.
vediamo col tester in effetti se la tensione che dà è reale, cioè è reale. Se la tensione che misura il tester è, diciamo così, è uguale a quella che dà il, o è molto simile a quella che dà l'alimentatore. Allora, attacchiamo il più al più, il meno al meno, ok? E andiamo a vedere, guardate, spettacolare, guardate il tester esattamente cosa vi dice, 8,56, e guardate, 8,56, 55 all'intorno, l'alimentatore, ok? Molto molto interessante, ok? Adesso non proveremo questo video, diciamo, direttamente l'amperaggio, però volevo provare ad alimentare con questo alimentatore uno dei due generatori di alta tensione, stando magari attento a non prendere la scossa, ok? Vorrei evitarlo, diciamo, okay? Allora, il nostro tester al momento lo mettiamo via, anzi, no, sì, lo mettiamo via perché, se non ricordo male, questi generatori di alta tensione dovrebbero essere alimentati, se non ricordo male, con una tensione compresa fra 3,2 e 6 volt circa. Okay. Vediamo adesso se riusciamo, perché non è detto che riusciamo. Allora, abbassiamo un attimo il voltaggio. Quindi mettiamolo basso. Mettiamolo a un volt, vediamo. Allora, vediamo se riusciamo a regolarlo bene. Allora, no, un po' di più. Siamo un po' bassi. 1,7. Ecco, facciamo 3,5, vediamo se riusciamo ad alimentarlo. Allora, non è semplice perché adesso non ho spelato i cavi, quindi vediamo se riusciamo in qualche modo a farlo andare. Ah, beh, ho invertito i poli, è ovvio che non potesse comunque funzionare. Allora, il più va di qua, aspettate, il più. Speriamo di non averlo bruciato già, perché ho invertito direttamente i poli, errore da principiante, ma ecco. Allora, devo però vedere, perché mi hanno detto che vanno assolutamente, va fatta scoccare la scintilla, quindi devono essere parecchio vicino i due estremi, perché sennò si bruciano. Vediamo se è vero o meno. Insomma, mi sembra che funzioni bene. Voi cosa dite? Cioè, ma abbastanza da prendere paura, diciamo, ecco. Mi sembra una scintilla veramente potente. Siete d'accordo? Guardate. Ah, direi che funzionano. Siete d'accordo? Funzionano assolutamente questi generatori di alta tensione. E tra l'altro costano pochissimo. Sembra costino 6 euro l'uno, una cosa del genere, poca roba, insomma, ecco. Possono fare degli esperimenti tutto sommato interessanti, ritengo. Ok? E direi che abbiamo visto che funziona anche l'alimentatore, non ho provato, potremmo provare. Ho una pinza amperometrica, si potrebbe vedere di alimentare qualcosa, per vedere poi l'effettiva alimentazione per quanto riguarda gli ampere, ok? Però adesso ovviamente non si può regolare l'amperaggio perché, tra virgolette, non abbiamo nessun tipo di carico, quindi non si riesce proprio ad alimentare. Magari faremo un esperimento successivamente per questo discorso, insomma. Tanto abbiamo fatto già 24 minuti di video, per cui io al momento mi fermerei qua, non ho altro materiale da vedere al momento.
Grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video.